would you be if you had given to protection? Bene. Buonasera ai nostri ascoltatori, siamo chi vi parla è Ugo Lombardi e siamo per trasmettervi una nuova puntata di Don Quixote. Anche per questa sera ho il compito di sostituire, spero di farlo in maniera egregia, Alfredo, e quindi siamo alla chiacchierata che abbiamo già iniziato nella scorsa puntata, scorso martedì. Quando abbiamo iniziato a parlare appunto di inquinamento atmosferico e quindi i danni sociali relativi all'inquinamento atmosferico, abbiamo analizzato un po' quelle che sono le cause maggior rilievo che possono provocare un aumento dell'inquinamento. Già avevamo accennato la scorsa volta che il fisico Arrhenius nel 1800 circa aveva individuato nell'anidride carbonica, ovvero nel biossido di ossigeno, l'anidride carbonica, la presenza di gas, quindi la formazione di gas serra, e quindi il primo dei responsabili dell'aumento della temperatura terrestre, che in quei tempi tutto sommato andava bene perché la terra era un po' freddina, quindi gli studiosi di allora avevano già individuato un percorso migliorativo senza per questo individuare anche delle cause che avrebbero potuto poi essere motivo di preoccupazione per l'intera popolazione. In realtà che studiando un po', poi abbiamo parlato anche di uno storico che ha studiato la biometria, quindi si è interessato anche di statistiche, John Ground in inglese, che nel 1600 aveva studiato fenomeni statistici, quindi gli eventi che si erano succeduti nel 30, nel 52, soprattutto nel 52 in Inghilterra, a Liegi ancora prima, e in base a quello che era accaduto nel rapporto del momento dello smog nella città di Londra, si era visto quindi un aumento anche del numero dei morti che statisticamente erano aumentati rispetto agli anni precedenti, e individuava quindi tra queste le cause, una delle cause predominanti, l'aumento dell'anidride carbonica. L'anidride carbonica che che forse dovrebbe essere meno pericolosa dell'ossido di carbonio, visto che chiedo alla regia di interrompermi quando naturalmente vi chiede di farlo. L'ossido di carbonio potrebbe essere più pericoloso, visto che ha una azione competitiva, quindi una capacità legante con l'emoglobina, cioè la sostanza che all'interno del globulo trasporta l'ossigeno nei tessuti periferici e poi raccoglie l'anidride carbonica laddove ha depositato l'ossigeno, avendo quindi poi uno scambio polmonare dove c'è il ricambio e quindi il recupero della nuova quota di ossigeno. Cioè, l'emoglobina è un trasportatore che vive momenti di competizione con l'ossido di carbonio, con l'ossido di azoto, il cianuro, e quindi sono delle spettanze di agglomerati che possono avere affinità molto superiori rispetto a quelle che hanno con l'ossigeno, e quindi dicevamo anche l'altra volta, abbiamo accennato alle morti per asfissia. Morti per asfissia che avvengono soprattutto quando ci si inoltra in alcuni ambienti poco aerati, dove la presenza di ossido di carbonio, che ricordiamo è un prodotto che viene emesso nella combustione del carbonio con scarsa quantità di ossigeno, ed è anche una buona quota che viene prodotta anche dall'emissione dei gas di scarico degli autoveicoli, che è stata notevolmente ridotta assieme all'ossido di azoto in seguito all'introduzione di alcune nuove regole che regolano quindi le emissioni dei gas con le marmitte catalitiche. Ma questo non ha impedito comunque di crearsi quindi nella troposfera, e cioè nella parte più bassa della nostra atmosfera, la presenza di alcuni di questi gas tossici che contribuiscono a formare l'effetto serra. Un effetto serra che ha delle spiegazioni e che, ad altri, ad
ad altri fattori, altri protagonisti, sono responsabili quindi dell'aumento della temperatura, ma ci sono appunto gli studiosi che individuano, coloro che si interessano molto di questo problema, che individuano nella CO2 il maggiore responsabile di questo aumento di temperatura. Perché? Perché il caldo che ci arriva dai raggi cosmici, quindi viene parte assorbito e parte riflesso dalla Terra, viene quindi, avendo subito delle modifiche di lunghezza d'onda, in seguito all'assorbimento e alla riflessione, diciamo prima sulla superficie terrestre, una lunghezza d'onda diversa impedisce quindi la fuoriuscita questi raggi, che sono poi diciamo responsabili dall'aumento del calore che viene intrappolato all'interno dell'atmosfera terrestre. È un po' il fenomeno che avviene quando un po' di caldo entra attraverso il vetro, quindi diciamo che le strutture che lo assorbono poi lo dovrebbero rispedire al mittente, ma la CO2 assieme al vapor d'acqua ne impediscono quindi la diffusione. Ugo, scusami un attimo, quindi... scusami, prego, un attimo. Prego. Volevo entrare per due cose fondamentali, perché uno non l'ho detto all'inizio quando è partita la trasmissione, che cari amici stiate ascoltando Don Chisciotte Mulino a Vento, la trasmissione che va in onda tutti i martedì, che di solito è condotta da Alfredo Story, ma in questo momento è fuori Alfredo Story e c'è il dottor Ugo Lombardi che ci sta parlando del clima, dell'inquinamento, ci sta parlando degli effetti sull'essere umano. E sono già tre puntate, Ugo correggimi se sbaglio, che parliamo di questo argomento. E sì, volevo dire che sì, siamo... è la seconda puntata, oggi avremmo dovuto parlare un po' dei tentativi di soluzione. A certo. Questi problemi diciamo che stavamo ripercorrendo in maniera molto sintetica quelle che erano le cause, certamente no, ma situazione. Volevo focalizzare un po' perché molte volte le persone, me compreso, guarda, ci passiamo sopra le cause, facciamo delle cose che inquinano, ma per noi è talmente naturale farlo che è come se non ce ne fregassimo nulla, capito? Per questo vorrei che le cause le procuriamo noi, esseri umani, insomma. Sì, sicuramente è antropica. Le cause sono antropiche, anche se non tutti lo riconoscono. Fa comodo a volte evitare di riconoscere, diciamo, attraverso percorsi vengono definiti euristici, cioè no. Ci sono le scappatoie per individuare una causa che è empirica, ma non è scientifica. Sì, la causa ma... scientifica è individuata proprio nella CO2 e il vapor d'acqua, diciamo. Ecco, non dimentichiamo, però... Rosario, che ci sono una serie di eventi che stanno accadendo, come per esempio la perdita di stessi territori di ghiaccio, che diciamo in maniera così semplicistica loro non fanno altro che, quando esistono, di riflettere i raggi del sole, quindi il calore. Non essendoci più, a parte l'aumento dell'acqua che viene poi ad aumentare il livello dei livelli degli oceani, eccetera, ma diciamo diminuisce la quantità di superficie che è deputata a riflettere questo calore. Per questo già impone un aumento della temperatura. Ma non solo questo, sappiamo che un aumento della CO2 aumenta la quantità di vapor d'acqua, perché il vapor d'acqua è maggiore presente laddove c'è un aumento di temperatura. È un gatto che si morde la coda, quindi aumentando certo. CO2 aumenta il vapor d'acqua. Certo, ma io volevo dire questo perché è importante che ci tengo a far capire alle persone un determinato argomento. Certo, perché certo. Quante volte nel nostro piccolo dice ma che cosa facciamo? Io scendo per fare 10 metri, prendo la macchina. Sì. Questo comporta anche inquinamento, prendere la macchina. Certo. Cambiamo costantemente gli oggetti anche se funzionano ancora, ma per produrre quegli oggetti si inquina, è giusto o no? Certo. Cioè, quindi andiamo a fare tante di queste cose nel nostro piccolo, dice vabbè, ma io cosa faccio? Sono solo io che faccio questo, mica posso inquinare così tanto. No, perché tanti Sayuz, milioni di Sayuz, comportano poi un effetto sul clima che è molto importante.
Cioè, questo volevo mettere il fuoco su questa cosa, No, no, ma scusami. hai detto giusto, anzi è così giusto quello che dici, che bisogna pensare che le correnti d'aria, no? I movimenti di vento che esistono nella parte alta della nostra atmosfera, trasferiscono la presenza di fumi o di gas o di inquinanti che sono lontanissimi da noi, li trasferiscono in altre parti della Terra. Insomma, come tu giustamente dici, diciamo una mentalità ecologista deve coinvolgere tutti noi, tanto da ritenere che siamo tutti quanti comproprietari, anzi ospiti all'interno di questa terra e non ne abbiamo di altre, quindi siamo tutti altrettanto responsabili di quello che accade. Ecco, hai detto E bene, siamo quando ospiti, Ugo. Ecco, mettiamo il punto, noi siamo ospiti su questo pianeta, non è nostro. certo. Infatti il concetto di ospitalità è quello che dovrebbe, diciamo, coinvolgerci, perché diciamo, l'ospite è quello che di solito dovrebbe avere maggior riguardo per il padrone di casa è la terra. Siamo tutti ospiti, come diciamo l'altra volta, in questa vicenda, dove la struttura soccombente non deve essere sempre la terra, perché la terra ha la possibilità di recuperare attraverso meccanismi compenso, come ognuno di noi, ogni essere umano ha dei meccanismi compenso che sono l'apparato respiratorio, l'apparato urinario, l'equilibrio acido-base, e insomma viene gestito soprattutto da questi due apparati. Ma non possiamo andare oltre, perché quando si superano i limiti, anche la Terra, così come l'essere umano, diciamo, non hanno più la possibilità di compensare. Quando è eccessivo il disagio da inquinamento, quindi l'impegno chimico viene meno, non può essere affrontato oltre. Infatti abbiamo dei limiti temporali che non dovrebbero essere superati, perché oltre il 2030, se non diventiamo consapevoli di quello che sta accadendo, non avremo più la possibilità di tornare indietro. Insomma, è come la stufa, quando la spegni non è che smette di emettere calore, la ghisa o altro materiale che trasmette bene il caldo continua a produrre calore per parecchio tempo. Quindi dobbiamo prevedere che se cerchiamo di smettere entro il 2030, si continuerà ancora ad avere emissioni di sostanze tossiche nei tempi successivi. Quindi ci vorrà del tempo, perché nel 2050 si abbia una riduzione sostanziale delle quantità di sostanze che sono presenti nel particolato atmosferico, e non solo quelle, parliamo anche di sostanze aromatiche, come diciamo l'altra volta, perché poi queste sostanze che fanno parte del particolato, cioè dell'aerosol che è presente nell'aria, sono quelle che vengono veicolate con le molecole più piccole all'interno dei nostri polmoni. Non si sfugge. Non si sfugge perché laddove brucia qualcosa, come tu dicevi prima giustamente, laddove brucia qualcosa c'è sempre diossina, c'è sempre ossido di carbonio, c'è sempre azoto, ossido di azoto, c'è sempre sostanze che comunque vanno a infilarsi, perché vengono veicolate da particelle di micro diverse, in particolare formate da 0,1 a 100, magari anche più, 10 mg. Quindi sono, diciamo, delle strutture così piccole che veicolano il benzene, per esempio, un'altra sostanza tossica che è responsabile delle leucemie. Allora, perché l'essere umano pensi, deve avere una conoscenza. E se non ha conoscenza non può esprimere un parere. È importante quindi, magari attraverso una parte minimesimale, molto piccola, anche attraverso queste nostre trasmissioni, cerchiamo di trasmettere la consapevolezza che abbiamo bisogno di recuperare il nostro ambiente, abbiamo bisogno di recuperare diciamo un'atmosfera pulita, perché i nostri figli non ce la faranno a campare, non avremo la possibilità oltre il 2050 di avere una situazione dove la vita sarà possibile. Perché questo, Rosario? Perché se riusciamo a contenere tassi di aumento di questi gas tossici, no? Di queste sostanze tossiche, mi riferisco al biossido di zolfo, di azoto, all'ozono,
ai monossidi di carbonio, al benzene, no? Ai materiali particolato, al benzotirene, all'arsenico, al cadmio, al nickel. Abbiamo elencato quelli che vengono tenuti più sott'occhio, no? Dalla nostra posizione con il decreto legislativo che è del 155 del 2010. Bene, se riusciamo a tenere d'occhio e a contenere questa emissione, a ridurla, la temperatura sulla Terra non dovrebbe aumentare più di 2 gradi. Se non riusciamo invece a contenerle, avremo temperature molto più alte. Che succede? Beh, è prevedibile che è quello che può succedere. Non avremo soltanto una migrazione sostenuta dalla cosiddetta solidarietà, come viene noi. Avremo una migrazione che scappa dal caldo, e chi dovrà scappare dal caldo saremo probabilmente anche noi. Ecco perché, Avremo una. Prego, scusami Ugo, l'Italia è su quella prego. fascia dove ci può essere la desertificazione, no? Giusto col calore. Infatti noi avremo un percorso migratorio obbligato da questo aumento di temperatura e quindi da un aumento della siccità e tutti i problemi connessi. Non dimentichiamo che questo inquinamento sta già distruggendo molte enormi quantità di territori coltivati, perché a parte le tonnellate di alluminio che ci stiamo buttando addosso con le cosiddette scie chimiche, ma ci sono anche altre sostanze che continuiamo a immettere nell'aria. Insomma, c'è poco da fare, questa quantità di sostanze che buttiamo vanno a finire dove? Nel terreno, vanno a finire sugli alimenti, vanno a finire nelle acque, vanno a finire nelle falde acquifere. Le falde acquifere sono le nostre risorse idriche. Se continuiamo ad inquinarle, non soltanto con i pozzi neri che non vengono gestiti bene, o con i carichi che vengono messi direttamente nelle falde dalle persone che hanno molta poca cultura o comunque persone che hanno molta poca responsabilità. Ma se non stiamo attenti, tutto questo ci impedirà di poter continuare a vivere. Perché? Perché avremo anche un aumento delle patologie. Non sarà più sostenibile gestire patologie croniche e tumori e quindi sovraccaricare un sistema sanitario che già è immiserito, già ora è incapace di affrontare l'ordinario. Immaginiamo un'emergenza come quella che già stiamo vivendo, non stiamo parlando di 20 anni, 30 anni, stiamo parlando di momenti che possono essere oggi o domani, se li stiamo già vivendo. E grazie a Dio, con una classe politica che ci ritroviamo, che è molto poco responsabile, ma anche molto poco colta, avremo una situazione che non sarà gestibile. Naturalmente, Rosario, tutto questo, senza, diciamo, allarmismi inutili, non farà altro che aumentare le tensioni sociali. Creerà ancora di più tensioni sociali. Cioè, le guerre saranno fatte non tanto per il petrolio, ma quanto per l'acqua, quanto per ottenere del cibo. Perché ci stiamo praticamente inquinando. È vero che in questo percorso, diciamo, conoscitivo, studiato da persone competenti, c'entra anche le emissioni di calore del sole che sono aumentate, l'inquinamento della Terra che ha un asse elettrico che sta modificandosi, un aumento delle correnti di aria calda che vengono modificate anche dal punto di vista territoriale, un processo di desertificazione per l'abbattimento delle foreste, un inacidimento degli oceani, un aumento della capacità, diciamo una diminuzione della capacità degli oceani di poter assorbire l'anidride carbonica e calore. Cioè voglio dire, corsi e ricorsi storici che alcuni magari fanno, diciamo, ripercorrono facendo riferimento a quello che è accaduto nel tempo, anche in seguito ai carotaggi che fanno, magari studiando quello che accade. Ma tutto questo che sta avvenendo, sicuramente l'uomo lo può perlomeno gestire, diminuire, i fenomeni possono essere gestiti e diminuiti se solo l'uomo volesse. E che significa questo? Che per esempio, ecco, adesso cerchiamo di portare il discorso su quello che dovremmo poter fare. Tu hai detto giustamente ognuno di noi dà il suo contributo. Ma Il proprio contributo è in quello. effetti Ugo è così, perché
Cioè, noi siamo 6-7 miliardi, o mi sbaglio, di persone su questa terra, Sì, no? più o meno sì. Per ora siamo ancora a 7 miliardi. 7 miliardi, ma comunque Circa. aumenteremo di sicuro. Ci sono nazioni che vanno ancora, fanno produzioni, insomma, a carbone, si può dire, come inquinamento. Con i G7 gli Stati Uniti non hanno accettato, insomma, i vari concordati che ci sono stati, che era. Insomma, sono ancora lontani questi governanti da trovare una soluzione vera al problema. In realtà tu hai detto giusto, c'è stato il trattato di Kyoto del 95-96, questo è stato applicato anni dopo, applicato in parte perché non tutti l'hanno rispettato. Poi c'è stato quello di Parigi del 2015 e quello di Parigi diciamo che in parte ci stavamo tutti adeguando, compresa Cina e India, che hanno smesso di usare il carbone, magari adesso qualche nazione riprenderà ad usarlo. E ci sono comunque iniziative, diciamo, localistiche che non produrranno nulla perché come dicevamo prima, se io non produco gas serra, ma lo produce una nazione anche distante parecchie migliaia di chilometri, non cambia nulla perché avremo un inquinamento atmosferico che potrà essere veicolato in zone diverse. Il prodotto di inquinamento che viene ottenuto in Cina oppure in India, che sono nazioni emergenti, ma anche diciamo in altre nazioni che hanno la testa dura, trasferiranno il loro gas di scarico non solo sulle proprie teste, ma anche su quelle degli altri. Perché? Perché tanto l'atmosfera diciamo che ha per 16 km un percorso troposferico nostro, è all'interno della troposfera che si raccoglie tutto. Oltre all'anidride carbonica, oltre al, come diciamo, al fosforo, eccetera, scusate, dico bene, all'ossido, al biossido di zolfo, avremo anche e soprattutto la presenza di ozono. Perché, ecco, l'ozono dovrebbe essere presente soltanto nella zonosfera, cioè nella parte alta della stratosfera, e cioè la parte che viene dopo la troposfera, diciamo circa. Quindi, insomma, 27, 30, 40 km in alto. Ma se lo troviamo da noi, l'ozono ci dà grossi problemi, perché l'ozono è la forma allotropica dell'ossigeno, quindi, ed è molto, molto pericoloso, soprattutto, diciamo, veicolarlo attraverso il respiro. Non potremo più uscire durante il giorno, cioè già adesso stiamo attenti, perché durante le ore calde. Diciamo che l'ozono viene trasformato dall'ossido di zolfo. L'ozono praticamente è una sostanza, fa parte di quelle sostanze che vengono prodotte in seconda parte, seconda mano, seconda battuta, per dire questo, diciamo, dai raggi del sole che trova davanti i derivati dello zolfo, soprattutto zolfo, ma anche ossido di carbonio, eccetera. Sono praticamente prodotti secondari che sembrerà strano, ma sono presenti laddove meno è presente l'ossido di azoto. Chiedo Infatti, in scusa. Ecco, campagna lo 3 ce n'è di più che in città. E Ugo, uno deve fare una scelta, insomma, sì, deve scusami, scegliere. scusami un Prego, prego. attimo, se intervengo ogni tanto, perché l'ozono, per far capire le persone l'ozono, perché per anni si è parlato sempre del buco, ti ricordi il famoso buco dell'ozono che c'era, che faceva passare sti raggi del sole, eccetera, eccetera, che erano dannosi, cancerogeni, una cosa del genere, adesso vado un po' a memoria. Ma da un certo punto si è smesso di parlare di questo buco dell'ozono. Sì, Cioè, non in è che effetti, si è chiuso, il buco non si è chiuso, è rimasto dunque, aperto. hai detto giusto. Allora, intanto la sensibilità, diciamo, di alcuni governi non è stata, diciamo, vana coinvolgerla, perché alcuni governi hanno stabilito di emettere meno fluorocarburi, eccetera, e altre sostanze, che possono quindi rompere il buco dell'ozono. Perché l'ozono, come dicevamo prima, se è presente nelle parti alte della stratosfera, impedisce ai raggi cosmici diciamo, di penetrare nella nostra troposfera e quindi di colpire le sostanze in essa presenti. E noi non dimentichiamo che stiamo producendo
biossido di zolfo, biossido di azoto, monossido di carbonio, benzene, no? Tutte queste sostanze, quando vengono colpite dai raggi cosmici, raggi ultravioletti, come sono sostanze organiche volatili, poco stabili, si trasformano in sostanze aldeidi, eccetera, si trasformano in sostanze, diciamo, volatili, quindi formano il cosiddetto inquinamento fotochimico, quindi sostanze aromatiche, e cioè sostanze che, come il benzene, per esempio, producono dei tumori al midollo. Il benzene, giusto per rispondere alla tua domanda, è una delle sostanze che viene presente nell'aria e che è una sostanza aromatica. Se abbiamo la presenza di ozono in maggiore quantità, come dicevamo prima, in campagna, per esempio, l'ozono è quello che sentiamo quando ci sono i fulmini, no? Quando c'è molta elettricità, ma è presente anche in campagna. Perché? Perché l'O3 in campagna viene meno coinvolto in un processo chimico con i derivati dell'ossido di azoto. Quindi se c'è l'ossido di azoto o il biossido di azoto si trasforma e quindi non è più presente come ozono, ma se ce n'è poco è presente come ozono. Stranamente, questa formula chimica che va da una parte all'altra ci consente di dire che l'inquinamento d'ozono è maggiore presente in campagna che in città. Intanto in città si la fa da gradasso e il biossido di azoto assieme all'ossido di carbonio. Ecco, scusami se parlo di, diciamo, di queste piccole un po' di chimica, tutto quanto che abbiamo fatto, quindi sappiamo quello di cui stiamo parlando. Quindi se io ho la presenza nell'aria, per esempio, di una sostanza aromatica, questo è un monociclico aromatico, il benzene, è quello che sentiamo quando andiamo a far benzina, no? È una sostanza liquida, ma è volatile a temperatura ambiente. Questo benzene, quando facciamo benzina, se il manicotto non è a tenuta, si perde questo gas, e questo gas viene assorbito in grosse quantità, molto soprattutto per la via respiratoria, ed è stato individuato dall'Istituto dei Tumori a livello nazionale, no? Dall'Associazione Internazionale della Ricerca sul Cancro, AIRC. È stato individuato come fra i primi fattori responsabili delle cause del cancro. Cancro al tessuto osseo, cancro al tessuto midollare, cancro sulle sostanze, sulle strutture genetiche. Cancro quindi che viene diciamo ad essere aggiunto a tutte le altre azioni cancerogene che sono da addebitarsi agli altri sostanze aromatiche e non aromatiche, ma non dimentichiamo la storia delle diossine, cioè quelle che sostengono la combustione, prodotti clorati che sono praticamente presenti dove si brucia qualcosa, c'è la diossina. Quando parliamo di terra dei fuochi, la terra dei fuochi è quella che è stata descritta in prossimità da italiani di Napoli e Caserta, no? Laddove hanno riempito il territorio di rifiuti tossici ma anche pericolosi, è quella dove si produce molta diossina. La diossina si produce laddove c'è tanto fuoco e laddove c'è una combustione. Laddove si brucia qualcosa c'è diossina. A Taranto non c'è soltanto biossido di zolfo, azoto, ozono, carbonio, eccetera, c'è diossina, molta diossina. E la diossina sappiamo che è una delle sostanze pericolose, inquinanti, per quelli che sono i danni provocati all'essere umano. I morti per tumore sono molto molto aumentati in seguito a questo inquinamento: tumore pleurico, tumore polmonare, e quindi manifestazioni tumorali che interessano prevalentemente l'apparato respiratorio, ma non solo. Quindi, come dicevamo, se non cerchiamo di sviluppare una cultura ecologistica, sia nella sinistra che nella destra, meno male che abbiamo soltanto due emisferi, però dovremmo impegnarci anche in qualche altro emisfero, no? Parlare. Ugo, abbiamo due emisferi, sì. Però con tante sfaccettature. Sì. Che rimangono sane, sono sfaccettature.
emisferi che non hanno ancora imparato a ragionare, insomma, né a dialogare fra loro, ma nemmeno a ragionare. Per cui, diciamo, si dice che l'emisfero sinistro è quello più, diciamo, più ecologista, e quello destro è quello più tradizionalista, no? Però se si riuscisse a coinvolgere entrambi, diciamo, con una, diciamo, con delle culture cosiddette nazionalistiche o patriottiche, secondo di come uno vuole gestire questa parola, questa frase, perché abbiamo anche qualcuno che fa distinzione, e allora forse tutti e due incomincerebbero a ragionare all'unisono, e ragionando all'unisono potrebbero capire che il carbone, per esempio, fa male, no? Se io brucio il carbone, diciamo, studi o non studi, studi di parte, studi di settore o non studi di settore, il carbone inquina, no? E quindi dovremmo cercare di far capire anche a quelli che non sono ecologisti, attraverso, diciamo, formulazioni patriottiche, che vanno, per esempio, che parlano di lealtà, di autorità, che parlano di queste cose qui che finiscono tutte in A, compresa l'autorità, potremmo coinvolgere anche loro, quindi, nel discorso della tutela dell'ambiente, e magari far entrare anche nelle teste dure di gente che magari, oltre che testa dura, è anche molto ignorante, di far capire che loro vivono sulla terra come noi, quindi questo è un territorio che ci coinvolge, questa storia ci coinvolge tutti, quindi non possiamo astenerci dall'interessarci. Posso dire una cosa, Ugo, scusami? Io penso, certo, che la maggior parte delle persone, ma dico la maggior parte, non mi sbaglio, non è ecologista, non è questione di essere ecologista, è egoista. Cioè, la maggior parte delle persone pensa a vivere il momento, cioè io sono qua, quando muoio il resto se la vedono gli altri, cioè, come dire, non me ne frega niente. Io la vedo così, perché allora siamo così in ritardo con la differenziata, con l'immondizia, perché siamo in ritardo con l'inquinamento, perché siamo in ritardo con tantissime cose, perché io non voglio dare soltanto la colpa ai governanti, perché è facile dire ai governanti: ok, tu non mi hai saputo governare, non mi hai saputo indicare la strada. Però sono anni che diciamo, si parla di queste cose, quindi la gente, insomma, un po' avrebbe dovuto informarsi. È come quando ti dicevo prima: se io vado a comprarmi le sigarette, devo fare 10 metri, prendo la macchina. No, te ne vai a piedi. Certo, quello che dici tu è molto giusto, però. Cioè, io non voglio dare la colpa. Dico, le colpe i governanti ce l'hanno, politicamente hanno una grandissima colpa. Però anche noi cittadini abbiamo colpa, perché ci facciamo passare sulla testa tante cose e ce ne freghiamo molto di cose importanti, senza pensare che quello che lasciamo, va bene che io non lo vedrò, però lo lascio ai miei figli, ai figli dei miei figli. Infatti io ti vorrei rispondere in due modi. Ti rispondo in due modi. Il primo è che abbiamo bisogno di riferimenti. Purtroppo l'uomo della strada, il popolo, è ignorante e vuole continuare a vivere in questo modo, perché magari c'ha meno responsabilità. Tu giustamente dici: bisogna coinvolgerlo, ma all'inizio della nostra chiacchierata abbiamo detto che per poter dire qualcosa bisogna sapere cosa dire, quindi bisogna conoscere. E se non conosci o eviti di conoscere, dai a te stesso una giustificazione di un comportamento che non è assolutamente razionale. È un comportamento che lede non soltanto te, ma anche le persone a te care, anche il peggiore degli uomini. Magari c'ha di caro forse qualcuno, forse c'ha di caro una bestia, un animale, ma un po' di amore ce l'ha, credo. Se non ha amore per se stesso, magari qualcosa. Quindi deve pensare che questo suo trasgredire, diciamo, regole elementari, farà del danno a delle persone, a delle cose, a degli animali che diciamo, a lui sono cari. Ma questo farà del male, non è lontano, è un percorso che è molto breve. Parliamo di giorni, parliamo di mesi, parliamo di anni. Quindi non potrà dire io me ne frego, perché sarà coinvolto anche lui se è tuttora con noi. L'altro discorso che ti faccio, un'altra valutazione che credo di dover fare, e quindi oltre alla responsabilità dei politici, perché loro dovrebbero essere il riferimento, non possiamo consentirci, non possiamo permetterci una classe politica di basso livello, e purtroppo quella che abbiamo è di basso livello.
siamo gente molto molto egoista, arrogante, ignorante, la maggior parte di essi così, e quindi non, da questi non potremo ottenere nulla se non un peggioramento delle cose, quindi bisogna fare presto a toglierle di mezzo, perché questi non sono capaci di fare niente. Però abbiamo anche un altro discorso da fare, cioè abbiamo bisogno di parlare di sentimenti, e come dicevamo prima, il sentimento fra questi è una crescita interiore, una crescita interiore che, diciamo, ci deve consentire di vedere dentro di noi la regola. Io quando passo per strada, ma non solo qui, anche in altri posti, vedo molti sacchetti dell'immondizia. Io ho visto sacchi di immondizia buttati sotto gli alberi, buttati lungo gli svincoli stradali, buttati in ogni dove, e quel sacco di immondizia è una bomba ecologica. E per evitare che questo avvenga, ci vuole qualcuno che faccia del riferimento. Magari non sbaglieremmo ogni tanto, se ogni tanto cerchiamo di farlo, io cerco di farlo, se c'è qualcuno che mi vede magari, ma non perché mi debba vedere, ma lo faccio perché credo che sia pericoloso lasciarlo lì. Prendo un sacco di immondizia che non è mio, lo porto a posto, lo butto dove deve essere posto, evito di buttare carte dalla macchina, evito di buttare cicche delle sigarette, insomma sono tutte cose che dovremmo fare, ma soprattutto dovremmo imparare a rispettare noi stessi, e rispettare noi stessi significa crescere. Bisogna crescere, perché come dicevi tu giustamente, io butto giù, butto per terra, inquino, faccio tutto, tanto non mi riguarda. Non è così, non è così, perché quello che io butto lo ritrovo in cibo, nell'acqua, quello che dovrò mangiare. Per questo servono dei politici non solo preparati ma anche istruiti, perché il politico molte volte, purtroppo non tutti, cioè fortunatamente non tutti, ma molti, soprattutto quelli di regionale, insomma, io ce l'ho molto con questa cosa, perché sono responsabili di quello che ci sta accadendo. Facciamo un esempio, Rosario, facciamo certo. Sì, vai. Io non sono nella tua città, ma nella mia città, per esempio Bari, parliamo di Bari, parliamo di Città del Sud, parliamo anche di Città del Nord, eccetera, abbiamo un grosso inquinamento di traffico, abbiamo detto prima che l'anidride carbonica e l'ossido di carbonio sono soprattutto prodotti non soltanto dalle industrie, dalle emissioni di gas, dalle stufe, dai camini, dalla legna, eccetera, ma abbiamo soprattutto la presenza di emissioni dal traffico. Io non ho visto ancora città che hanno tolto di mezzo il traffico, si sono forniti mezzi che camminano magari con batterie oppure linee elettriche, tenendo conto che le batterie e le linee elettriche che questi mezzi dovrebbero avere dovrebbero essere fornite senza naturalmente utilizzare un'energia che non fosse ecologica. Abbiamo raggiunto buoni risultati nell'ottenere energie con vento, con altre sostanze, altri modi, cioè in maniera ecologica, quindi possiamo col sole. Quindi dovremmo poter chiedere a questi nostri politici di cominciare a mettere la società a mezzi che non inquinano. E questo già sarebbe un primo segnale. Non so se tu ricordi, Rosario, sicuramente ti appartiene questo ricordo, quando impedirono di fumare nei locali, sì, come nei cittadini. Beh, ti ricordi la sensazione che noi che fosse tu, eravamo abituati a entrare in queste camere a gas. È vero. Quando siamo entrati, diciamo, nel cinema che non aveva fumo, sembrava stare quasi in montagna, di respirare aria pura, era anche più, diciamo, più comodo, più bello vedere un film. Io credo che la stessa sensazione forse riusciremmo a provarla se riuscissimo ad avere dei politici, diciamo così, illuminati, naturalmente illuminati non da sostanze in alto, ma illuminati da sostanze ecologiche, illuminati nel senso, diciamo, intelligenti. E questo sarebbe un primo passo. Un altro passo lo stanno percorrendo, diciamo che possono essere ottenute delle sostanze non inquinanti, come dicevamo prima, attraverso miglioramenti, diciamo, ottenuti dall'ecologia, quindi con le pale, con eccetera, ma anche addirittura ci sono delle iniziative che sono state prese in Francia, se non ricordo male, da 35 paesi del mondo, dove stanno costruendo un reattore a fusione nucleare.
ed è quello l'unico che non produce scorie. Soltanto che l'ultimo esperimento che hanno fatto per produrre pochi watt hanno impiegato il doppio di quello che hanno ottenuto. Però se riusciranno, si chiama progetto ITER, ed è un progetto che dovrebbe portare in Francia la produzione di energia pulita. Se questo progetto riuscirà, beh, forse cambieremo le sorti del mondo. Speriamo. Non soltanto a questo, però dobbiamo anche imparare, per esempio, a chiedere a questi signori amministratori locali, questi signori che sono ammuffiti nella testa, e sono anche molto, molto, diciamo, pieni dalla voglia di potere, che devono darci del verde, devono imparare a rispettare il verde. Non devono abbattere gli alberi per costruire le case e fare soldi, perché poi tanti soldi non potranno mangiarli. Non potranno mangiare i 50 euro quando non ci sarà più prodotti commestibili. Ecco, per cui questi signori, appicchino gli incendi nel periodo estivo. Ecco, questi personaggi che sono un po' idioti, un po' parecchi idioti e ottusi, e riusciamo a mandarli a scuola, a fargli capire che il potere non porta a nulla, dovrebbero imparare quindi a rispettare l'ambiente, quindi costruire, diciamo, investire negli alberi, nelle foreste. Bisognerebbe pagare paesi che hanno molte foreste come quelle amazzoniche per non distruggere e trasformare quindi in coltivazioni i loro territori. Dovremmo dare, per esempio, alla nostra nazione un'intera regione, un intero spazio regionale, e fornirci di nostro verde. Dovremmo praticamente uno spazio pari a una o due nostre regioni infoltirle con delle foreste, dei parchi. Quello significherebbe incominciare a recuperare un po' di anidride carbonica. Ma caro Rosario e cari ascoltatori, come possiamo con questa classe politica? Come possiamo con questa gente che non vuole capire nulla, vogliono soltanto impadronirsi e fare razzia di tutto quello che c'è, e stanno portando a morte gli altri ma anche se stessi? Come facciamo a farglielo capire questo? Questi sono pericolosissimi. Quindi questo è uno dei percorsi, diciamo, da compiere. Un altro percorso naturalmente è quello di istruire i nostri ragazzi, istruirli non soltanto sui mali della mafia, delle malavite organizzate, cosa nostra, tutto questo, quanto danno può dare, che tanto al governo ce le abbiamo questi signori. Questi fanno danni, fanno grossi danni, ma anche la necessità quindi di creare una cultura ecologica. Dobbiamo diventare ecologisti, dobbiamo smettere di buttare le cicche delle gomme per terra perché ammazziamo gli uccellini, e loro questi non li conoscono, beccano e muoiono affogati. Dobbiamo far capire che l'asfissia è quella che viene determinata dai gas che mettiamo nell'aria con il tenere i motori accesi, come tu giustamente dicevi. Quando vediamo, io per esempio in montagna ci vado spesso, e vedo in questi posti bellissimi, pulitissimi, che vanno i pullman delle gite, eccetera, e tengono i motori accesi. I motori accesi, se riuscissimo a spiegare a questi signori che quando tengono i motori accesi mettono particolate, mettono gas di scarico, ossido di azoto, mettono porcherie che ci stanno spingendo, forse riuscirebbero a capire anche loro dove tenere i motori spenti. Per esempio alcune industrie, l'abbiamo accennato anche l'altra volta, con le industrie automobilistiche hanno costruito dei veicoli, a parte le marmitte catalitiche, hanno costruito dei veicoli che si spengono in prossimità dei fermi semaforici. Perché ecco, quando c'è, proprio per questo, quando ci fermiamo. Ci sono delle auto, ci sono arrivate al lavoro delle auto nuove che quando io mi fermo, alzo la frizione, si spegne la macchina. Che mi fermo, perché? Un semaforo, cioè... Perché quando la combustione del diciamo del carbonio c'è poco ossigeno, invece di formarsi la CO2 si forma ossido di carbonio. E l'ossido di carbonio, abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, che è molto, ha un'azione competitiva con l'ossigeno, quindi si lega molto alla emoglobina. L'emoglobina, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, è quello che trasporta nei globuli rossi l'ossigeno. Se abbiamo l'ossido di carbonio non può essere trasportato l'ossigeno, quindi aumenta l'anidride carbonica e quindi abbiamo la morte.
dipende dalle quantità di aria, di sostanze presenti. Viceversa, invece, il biossido di zolfo, ma soprattutto l'ossido di zolfo, scusate, di azoto, quando viene in prossimità di grossi percorsi, quando si cammina molto e quindi si va molto veloce, ecco la necessità di dover rispettare anche i limiti, e un po' di rotonde non fanno male perché rallentano il traffico. La rotonda è una struttura ecologica, perché le rotonde sono quelle che impediscono all'autoveicolo di fermarsi, quindi di dare una combustione incompleta con produzione di ossido di carbonio, però impedisce anche di accelerare molto, quindi di produrre il biossido di azoto, che è quello che si produce insieme all'ossido di azoto, che è quello più tossico, quello che si produce quando andiamo ad alta velocità. Quindi abbiamo praticamente con le rotonde, diciamo, recuperato un po' di ecologia nella nostra città. Però se io mi vado a fare del footing durante le ore del giorno o della notte su una strada trafficata, chiaro che do poco spazio all'ossigeno, quindi riempie l'emoglobina di derivati di queste sostanze, ma anche riempie i miei polmoni di una sostanza allotropica dell'ossigeno, cioè che è l'ozono, cioè O3, è quello che puzza di aglio, insomma. E perché poi che succede? Che mentre l'ossido di carbonio, per esempio, non ha odore, non ha sapore come l'argon, l'altra volta abbiamo accennato, per esempio, che nell'aria ci sono grosse quantità di aria formata da azoto, per 20% di ossigeno, la maggior parte del 70% di azoto, 60%, però c'è anche l'argon, che è un gas presente nella misura del 0,9%, in odore o in sapore. L'argon, quello che quando stai in un locale chiuso e tu ci vai, lo apri e non hai dato spazio all'ossigeno, ci muori perché non te ne accorgi nemmeno. Prima ti addormenti e poi ti ammazzi. Quello che accade ai poveretti dei nostri lavoratori quando vanno in ambienti chiusi, magari non protetti, ci rimangono perché magari non si accorgono nemmeno che stanno morendo per asfissia. Perché l'argon è una sostanza che diciamo attraverso i sui metaboliti distrugge il polmone, è una sostanza molto radioattiva, diciamo l'altra volta è ionizzante ma è poco penetrante, mentre l'ossido di carbonio come l'argon è quello che non ha odori, non ha sapori, però ti ammazza perché dà asfissia. Quindi l'argon ti ammazza perché produce sostanze di carbonio al polmone, quindi asfittico perché non dà spazio all'ossigeno. La CO2 perché si lega all'emoglobina. Cioè, tanto per capirci, l'argon non dà spazio all'ossigeno perché occupa lo spazio che è suo. La CO2, cioè l'ossido di carbonio, occupa il sito dove dovrebbe stare l'ossigeno accanto all'emoglobina e non impedisce all'ossigeno di legarsi all'emoglobina. Cioè praticamente impedisce all'emoglobina di trasportare l'ossigeno. E anche in questo caso si muore per asfissia. Ma la cosa peggiore di questi due, e non solo questi due, è che non hanno odore, non hanno sapore, non si accorge. Quindi attenzione a questa alla presenza. Scusami, Ugo, è quella cosa che si produce anche con le stufe, che uno malauguratamente ha una stufa che non funziona bene, molte volte si sente sui giornali. Esatto, sì, con la famiglia stufa, sterminata. La stufa produce ossido di carbonio soprattutto. Ed è quello che hai per esempio con le biomasse legnose. Okay. Le biomasse legnose produci molte sostanze aromatiche, ecco perché diciamo durante, ma anche i derivati dello zolfo, è per questo che durante l'inverno diciamo hai un aumento della concentrazione del particolato e dello smog, soprattutto laddove si fa molto uso di sostanze legnose. Attenzione, perché non debbano essere sostanze legnose complesse, perché quelle compresse sono quelle che vengono utilizzate per esempio per consumare del legno, però quelle sono ancora più tossiche e quelle contengono il radon, che è un altro delinquente, insomma, è un altro che emette radiazioni pericolose.
E quindi abbiamo praticamente la presenza di queste sostanze che sono lì a formare il cosiddetto pulviscolo atmosferico, che quando sono insieme all'acqua, quindi al vapore d'acqua, diventano ancora più pericolose. Non solo, ma queste possono essere secondarie. Poi alcune di esse vengono bombardate dai raggi cosmici, producono quindi pulviscolo secondario. Quindi immaginiamo, per esempio, la presenza di queste sostanze. Possono fermarsi nelle parti alte dell'apparato respiratorio quando sono grosse, ma quando sono piccole raggiungono gli alveoli, quindi micro, piccolissime quantità, al di sotto di 7 micro, 7 millesimi, raggiungono gli alveoli, quindi lì praticamente fanno danni. Non solo, ma la presenza di questo pulviscolo, per esempio, ingrossa la quantità di, rende più, cioè meno fluido, più denso il sangue. Quindi produce anche indirettamente un impegno dell'apparato circolatorio, perché il sangue, quando è meno denso, è meno fluido, più denso, ci mette più, diciamo, è più pesante, no? Ci mette più, è meno fluido, quindi impegna maggiormente il cuore a essere spinto. È un sangue quindi molto ricco di ematocrito, quindi diciamo che impegna il cuore per una spinta maggiore, ma anche per un'aspirazione maggiore. Insomma, ci sono segni, diciamo, delle lesioni dirette e indirette e dei danni diretti e indiretti che vanno spiegati, perché diciamo, abbiamo bisogno di capire, la gente deve capire, tutti noi dobbiamo capire che questi gas, queste sostanze sono presenti in tutto quello che facciamo, quando respiriamo, quando dormiamo, quando mangiamo. Quando beviamo anche le stesse acque, per un altro argomento, così come i terreni, quando noi distruggiamo il biota, cioè diciamo, la normale fermentazione del terreno, che ha bisogno di suoi componenti, sostanze microbiche, vermi, eccetera, quindi questo pullulare di vita che dà una consistenza al terreno, e lo distruggiamo, abbiamo distrutto quindi. Iota. Cioè abbiamo distrutto tutto quello che ci consente di vivere. Non abbiamo più la possibilità di produrre quello che ci serve, perché il terreno non ha più fertilità, non è più fertile. Quindi la presenza quindi anche di acque intossicate o ricche di sostanze tossiche che cadono al terreno non fanno altro che distruggere quel poco che c'è, come dicevamo all'inizio con l'alluminio. Alcuni studi, per esempio, individuano nell'alluminio la presenza, cioè il responsabile delle malattie del cervello, come l'Alzheimer. Quindi bisogna stare attenti oltre al piombo che è l'alluminio. Il piombo l'abbiamo tolto dalla benzina, per cui la chiamiamo benzina verde, o benzina super, in parte è stato tolto e totalmente nella verde. Però che abbiamo fatto? Abbiamo tolto il piombo, era un maledetto metallo pesante con i suoi 20 atomi che lo rendono pesante, e abbiamo sostituito il benzene. Il benzene che dà, come dicevamo prima, tumori alla midolla ossea, soprattutto quelli. Quindi, siccome noi abbiamo bisogno prima di farci male, poi di capire che ci siamo fatti male, porre rimedio, non siamo lungimiranti, abbiamo bisogno di stare Certo. controllati, quindi, soprattutto quelli che ci vivono con questi prodotti fanno affare. Rosario, se hai bisogno di fare qualche domanda, vedo che stiamo No, avvicinandoci alla fine. certamente, certamente. No, volevo dirti, Ugo, che sono già le 22:56, quindi siamo ormai arrivati alla fine di questo programma. Ecco, sì. Quindi, Credo che e come al Massimo non ci solito, sia. non riusciamo a terminare sempre l'argomento. E quindi io direi, insomma, un tuo ultimo intervento, perché sai, quando prima parlavo di polvere sottile, certo, i famosi PM si dicevano, PM10, PM, Esatto, cioè, sì. Il materiale particolato, PM10. particolato. Ecco. Guarda, hai detto giusto, perché quando, se vuoi ne parliamo una prossima volta, quando abbiamo gli inceneritori che praticamente che fanno, hanno, per esempio i moderni inceneritori, vengono guardati con tanta attenzione, sono quelli che viene detto inquinano meno. In realtà non è così, perché se io ho la possibilità di produrre polveri molto più sottili,
senza portarle, senza le troppe storie sulla diossina, perché poi i genitori, quando producono polveri più sottili, avrò la possibilità di avere un maggiore inquinamento polmonare. Cioè, perché? Perché le polveri più grosse vengono fermate dai filtri. I filtri che c'ha l'essere umano sono peli del naso, per esempio, se riesco a respirare col naso e non ad aprire la bocca, È ma poi famosi anche la peli, sì. Hai secrezione, le ragione. secrezioni ghiandolari, no? Cioè, sono tutti diciamo, ma gli inceneritori però sono quelli che producono, diciamo, siccome possono incenerire perché hanno temperature molto alte, producono, diciamo, molte sostanze, molte strutture che sono magari rispettando la legge, no? Di un millesimo di micron, la grandezza che noi abbiamo come rispetto di legge. In realtà quel riferimento non è innocuo e quindi abbiamo una produzione di sostanze molto molto maggiore e quindi siccome possono distruggere di più, possono produrre di più e producendo di più producono più inquinamento, quindi più sostanze tossiche. Non è vero quello che viene detto, non è così, però possiamo parlarne. Certamente, una prossima trasmissione, anzi, se dovesse ritornare, cioè, dovesse, no, ritornerà il nostro Don Chisciotte, no? Saremo ospiti di Alfredo Stori, sicuramente. Saremo ospiti, no, ma si parlerà che Alfredo è molto, ci tiene molto con questi argomenti perché è molto Certo. sensibile, è molto sensibile, insomma, per quanto riguarda questi argomenti. Quindi lui è, diciamo, apertissimo anzi su questa problematica, a parlarne, a discuterne, insomma. Io sono le 22:59, caro Ugo, direi di salutare i nostri amici che ci stanno Certo, ascoltando, certo, dando appuntamento appunto certo. alla prossima settimana, insomma. Intanto, esatto. Ringrazio te, sei stato naturalmente come sempre gentile, disponibile e perfetto. No, Ringrazio i figurati. nostri ascoltatori che hanno avuto diciamo, la pazienza di ascoltarci. Ringrazio Alfredo che mi ha concesso la possibilità, diciamo, di parlare di alcune cose che sicuramente a lui fanno piacere. E naturalmente mi auguro di non essere stato troppo logorroico. E salutiamo i nostri ascoltatori dando appuntamento al martedì prossimo, ma anche prima ancora domani, per le trasmissioni che noi facciamo il mercoledì alle 18:30 a spazio aperto e poi quella delle 22 quando parliamo di antimafia. Perfetto. Un rinnovato ringraziamento a Ugo, nostro eterno collaboratore, preziosissimo. E un saluto ai nostri ascoltatori, dandoci appuntamento naturalmente per martedì prossimo con Don Chisciotte e Don Chisciotte e Rosario Rosario, i mulini a vento. Sì, e Mulini a vento. Bene, con nostro assistente alla arrivederci, regia. a martedì prossimo allora. Bene, grazie Ugo. Allora, cari amici, questa trasmissione la troverete già pronta appena chiudiamo su Facebook se volete riascoltarla, che è stata molto interessante, insomma. Io Ugo ti fermo ogni tanto cioè, intervenivo perché volevo capire appunto alcune Grazie, cose, dire la mia, insomma, anche perché mi metto grazie, sempre dalla parte di chi ascolta che non sa quasi nulla, insomma, dell'argomento. certo. Ti Quindi per ringrazio. questo. Quindi ringraziamo tutti quanti e diamo appuntamento domani alle 18:30, cari amici, con Spazio Aperto. Saremo in compagnia con Antonella Entrenò e Ugo Lombardi e con Massimo Borella. E poi alle 22 con Osservatorio Antimafia. Con questo è tutto. Io direi di chiudere qui. Il nostro assistente alla regia può mandare anche la sigla. Ciao ciao. Arrivederci, ciao. Where'd you be if you had given to